contro l'ISIS per la cosa che è successa in Francia, che cioè, l'ISIS non ha religione. Tutto questo a noi ci condanna, nel senso che non vogliamo tutto questo si ripeta un'altra volta. Noi non siamo terroristi, siamo pacifici, nostra religione non sono religione che insegna terrorismo. Si sono ritrovati nel cuore di Arezzo per gridare forte e chiaro il proprio no al terrorismo. Le comunità musulmane della provincia di Arezzo hanno marciato unite per ribadire che l'ISIS non ha religione. Una manifestazione accolta positivamente dagli aretini che hanno applaudito al passaggio della marcia. Secondo una recente indagine del comune di Arezzo, sono 4.000 le persone provenienti da paesi a maggioranza musulmana che risiedono nel comune. In gran parte si tratta di bengalesi, albanesi, pakistani e marocchini, realtà che si sentono parte integrante della comunità aretina e che vogliono contribuire alla costruzione di una convivenza pacifica. Al termine della marcia i rappresentanti musulmani sono stati accolti sul sagrato del Duomo dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Noi siamo contro il terrorismo, che l'Islam è una religione di pace, di solidarietà e di perdono e di convivenza pacifica fra tutti gli esseri umani. Sono un aretino, sono marocchino, poi dopo aretino, ho il mio sindaco, o abbiamo la nostra autorità e oggi questo incontro veramente è molto emozionante perché vedo che nella parte religiosa è l'unico, la base con la quale possiamo convivere in pace tutti, a prescindere dalla politica. Io in questa città ho gli amici di tutti, di tutti e di tutti diciamo partiti, io lo ammiro, lo voglio bene e oggi questa presenza significa un processo di continuità, deve essere Arezzo, anche se piccolo, deve essere un esempio di convivenza. Il Papa ci ha chiesto di aprirci, di essere disponibili a tutti, è ben giusto che questa parte dei cittadini di questa nostra città siano voluti salire al Duomo, che ha un simbolo della nostra identità, per dire che ci sono vicini e hanno ribadito il no al terrorismo e il sì alla pace. Ma lei è fascinante.